Ciao ragazzi, buongiorno. Il video di oggi è a tema laurea. Quello che vorrei fare io è realizzare una scatolina ispirata appunto al classico cappellino che si utilizza. Per questa occasione, il progetto di oggi sarà utilissimo per essere utilizzato come scatolina portaconfetti. Io in realtà lo realizzerò un pochino più grande perché la utilizzerò invece come scatolina dove mettere all'interno il regalo appunto che andrò a fare per una laurea. Quindi l'idea va bene per entrambe le cose. Il procedimento è uguale, verrà modificato soltanto la grandezza. Prima di cominciare, però, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, partiamo! Prendo uno scotch e lo utilizzo come misura della base del mio cappellino. Vado a ritagliare. Con il cerchio che ho tagliato, vado ad utilizzare un cerchio più piccolo per realizzare una riga che mi servirà come linea di riferimento per andare a tagliare delle piccole sezioni che mi serviranno per incollare questa base alla striscia di carta. Quindi, partendo dall'esterno fino alla riga che ho tracciato, vado a tagliare delle piccole sezioni di mezzo centimetro. Più piccole sono e migliore risulterà la forma del cerchio al risultato finito. Adesso, aiutandomi di nuovo con l'oggetto che ho utilizzato per realizzare la linea, vado a piegare i pezzettini di carta verso l'alto ancora da questo lato, in realtà. Adesso vado a ritagliare una sezione di carta che mi servirà per realizzare il bordo del cappellino. Taglio. E adesso incollo la striscia alla carta. Io utilizzo la colla a caldo per questioni di tempi di video, ma essendo cartoncino, qualsiasi tipo di colla andrà benissimo, anche la semplice colla stick o la colla vinilica, bisogna semplicemente attendere che si asciughi. Il pezzettino esterno tengo mezzo centimetro da sovrapporre al cartoncino e il resto lo taglio. In questo modo ho chiuso la fascia. Adesso vado a preparare la parte sopra del cappello, quindi mettiamo un attimo da parte questo e la colla. Riprendiamo il cartoncino. Questa volta vado a tagliare un quadrato che mi permetta di essere un pochino più largo rispetto alla base. A questo punto vado a realizzare la fascetta laterale.
che andrò ad incollare al cerchio della base. Quello che ho fatto è stato semplicemente disegnare due linee, perché la prima sarà la linea di taglio e la seconda quella di piegatura. Vado a segnarla prima in modo da rendere questo passaggio più semplice. E adesso vado a realizzare dei piccoli tagli da mezzo centimetro, un centimetro, fino alla piega. Ora vado ad incollare la mia striscia rettangolare alla base quadrata, ma per farlo nel modo più preciso possibile mi aiuto con la base tonda che ho realizzato prima e semplicemente vado a poggiare la mia striscia di carta attorno alla base, mi segno con la matita il punto esatto in cui dovrà arrivare la striscia, taglio la parte in eccesso se necessario, ricordatevi di lasciare quel mezzo centimetro, un centimetro per poterlo incollare sopra l'altro lato del cartoncino e ora vado a versare intanto la colla qua. Facendo riferimento al segno matita che ho appena realizzato, incollo bene, anche questo mi aiuterà ad essere un po' più precisa e a fare e ad avere meno difficoltà ad incollarlo. A questo punto questo è il risultato. Ora vado a mettere la colla tutto attorno sui pezzettini di carta che avevo realizzato, che ho appena realizzato con la forbice. E poi vado ad incollarlo il più centrale possibile. Ecco qua. Unico suggerimento, ricordatevi che la fascia superiore dovrebbe essere circa mezzo centimetro più stretta rispetto alla base inferiore, in questo modo andrà a facilitare l'apertura della scatola, in questo modo qua. Ci manca soltanto la nappina da realizzare. Prendo il mio spaghetto rosso, taglio un piccolo pezzettino che mi servirà poi per chiudere, lo infilo tra le dita in questo modo e poi utilizzando il rotolo dello spago lo vado a arrotolare attorno alla mia mano in questo modo qua. Vado a realizzare tanti giri, ok. Adesso questo filo che avevo inizialmente tenuto tra le dita lo faccio passare sotto ai fili in questo modo, quindi praticamente giro attorno ai fili con questo e li vado a legare tutti assieme. Tolgo i fili dalla mano, stringo bene i fili, in questo modo non mi scappano più, faccio un bel nodino. Adesso prendo un altro pezzetto di filo, sistemo il filo sul tavolo, appoggio sopra
i fili della nappina e con questo filo qua vado a chiuderli tutti assieme. E vado a tagliare la parte finale in modo da togliere tutte le da aprire tutti i fili. Ok, vado ad uniformare un po' le lunghezze. Voilà. Per evitare che si sfilacci con il tempo, vado a fermare il taglio con accendino in questo modo. Ora prendo un pezzettino di cartoncino nero avanzato e realizzo una sorta di bottoncino rotondo. Che mi servirà semplicemente per nascondere la colla. E anche questo lo vado a appiccicare al centro della base quadrata, quindi goccia di colla, attacco i fili ed infine anche il bottoncino per nascondere appunto la colla e l'attaccatura. Là. Come tocco finale ho deciso di aggiungere anche un pezzettino di nastro che dà un tocco di colore in più, però mi aiuta anche a nascondere l'attaccatura qua in collo, il nastrino. Ecco qua il risultato finito, io credo che sia molto molto carina come idea. Lasciate un mi piace al video e condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Ma adesso tocca a voi, vi aspetto sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se siete finiti in questo video perché vi state per laureare e cercate idee. E niente, con questo è tutto. Io vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao!